Ragazzi, buongiorno. Per chi volesse sostenere questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Cerchiamo nel nostro piccolo di dire tutto quello che pensiamo, a differenza di persone che purtroppo sono su YouTube solo ed esclusivamente per interessi economici. Non mi rivolgo ad una persona, ce ne sono diversi, anche i professionisti dell'informazione che sono su YouTube solo per difendere il loro padrone e non dicono la verità ai tifosi dell'Inter. Stasera ne avrete la riprova. Vi invito a venire live alle 21:45 con Effenberg, l'avvocato Pierre e Alessandro G. Quindi condividete il link del canale sui vostri gruppi Facebook, Instagram, WhatsApp. È un canale, lo so, un po' fuori dal coro, ma noi qui non abbiamo padroni, non abbiamo copioni da mantenere o da rispettare, non abbiamo nessuno che ci dice cosa dire o cosa non dire. Poi io sono il primo a riconoscere che può piacere oppure no. Non sono così presuntuoso da pretendere che possa piacere a tutti, ma qua non ci sono interessi, non ci sono abbonamenti, non ci sono donazioni, non c'è nulla. Quindi noi diciamo quello che pensiamo. Stasera diremo delle cose forti, andremo incontro a delle critiche, ma non ci sono problemi, siamo qui anche per metterci in discussione nel nostro piccolo, quindi se vi fa piacere fate iscrivere i vostri amici, condividete il link soprattutto contro chi tratta l'argomento Inter solo ed esclusivamente per difendere il suo padrone, che vi ha detto robe che non sono mai accadute, dalle 4 due diligence a Lasri Bertarelli, Rana Dive e Turkish Airlines, soci di minoranza e bond rifinanziato. Potremmo continuare fino a dopodomani e Digital Biz è tutto a posto. Stasera poi lo spiegheranno i professionisti in live. Giuse, siccome sto sentendo questa cosa, ma se arriva uno che compra le quote di Lion Rock, no? Che è un terzo del valore dell'Inter, va da Oaktree e poi dopo estingue il debito? No. Nessun malato di mente compra le quote di Lion Rock perché c'è il pegno sopra. Perché ti faccio un esempio: se io compro le quote di Lion Rock, c'è il pegno di Oaktree e di Glass Trust. Quindi io potrei spendere, ti faccio un esempio, 400 milioni e prenderlo nel di dietro se non rimborsano il se Sunic non rimborsa il prestito. Mi vedrei sfilare l'Inter da sotto gli occhi in questa maniera. Capito? Quindi chi farebbe una scelleratezza del genere? Nessun pazzo, nessun malato di mente, perché se Sunic non ripaga il prestito, gli sfinano l'Inter dalle mani a questo che mette 400 milioni. Poi stasera andremo anche più nel profondo, addirittura il bilancio non è preoccupante, è tutto a posto, non è tutto a posto, non c'è cioè non c'è da non dormire la notte, ma non è nulla tutto a posto. E poi stasera ve lo spiegherà chi di dovere. Allora, Icardi, tifosi divisi, io ti posso dire come calciatore non mi ha mai fatto impazzire, però comunque ho sempre riconosciuto il fatto che l'Inter avesse un grande attaccante, anche perché se facciamo un po' di mente locale, ragazzi, dopo Icardi chi è venuto? C'è stato Lukaku che è stato un giocatore determinante, ma con una grande squadra alle spalle e con avversari di un livello contro avversari di un livello medio-basso, vi ricordo lo scudetto, no? Dove Pirlo allenatore della Juve, Gattuso allenatore del Napoli, non c'era. Ora è molto più complicato il campionato. Quando l'abbiamo vinto noi, in periodo del Covid, non c'erano questi grandissimi avversari, parliamoci chiaro, e la squadra era molto, ma molto più forte di ora. Poi dopo c'è stato il ritorno, il tracollo di Lukaku bis, ed è stata un'operazione vergognosa secondo me per quello che ha dato il calciatore. C'era anche chi lo rivoleva prendere ancora quest'estate, ve lo ricordo quando io vi dicevo lasciamolo lì, lasciamolo lì. La gente si incazzava con Giuse, questo ve lo ricordate più, vero? Lasciamolo lì, ti dicevo quello lì, lascialo perdere. Poi Arnautovic, ti sto dicendo un po' di attaccanti sono arrivati dopo Icardi. Arnautovic, giocatore a fine carriera, grande tecnica, ma che ormai gioca da fermo, non è mai stato un bomber in Cina, addirittura ha durato fatica a fare 20 gol in Cina, ne ha fatti una decina, quindi giocatore scelte fatte proprio per non spendere nulla, sono arrivati dei giocatori insulsi secondo me dopo Icardi, no?
tranne primo Lukaku. Sanchez te l'ho detto ieri, ma di cosa stai ragionando? Cioè, come cavolo hai fatto a riprendere Sanchez? Perché io te lo dico dall'inizio. Io la scelta Sanchez-Arnautovic, perché la contesto dall'inizio? Perché non li prendevi. Ti faccio un esempio. Andavi a prendere Morata con i soldi che hai speso per Sanchez, l'ingaggio, e di Arnautovic tra ingaggio e cartellino, e tenevi uno dei fratelli Esposito. Molto semplice. Lo so che io sulla poltrona, se sono sulla poltrona in ufficio c'è un motivo, e loro se sono là c'è un altro, è facile parlarne, ma si sono rivelate ad oggi delle scelte scellerate, sia Cuadrado che Arnautovic che Sanchez. Di cosa ragioni vorrei aprire io? Vogliamo parlare del leone che diventa gattino spesso quando torna dai Cile? Che non ruggisce Magnagola, di cosa ragioni? Giocatore in declino con una tecnica straordinaria, ma un giocatore ormai finito alla frutta, che ha dato tutto quello che poteva dare, non ha più lo spunto di un tempo, non ha più stimoli, privilegia la nazionale all'Inter. Di cosa ragioni vorrei aprire io? Non avendo più lo spunto, poi Sanchez risulta irritante, risulta fumoso, non è più concreto, lo capisci? A parte il rigore che ha battuto in Champions League. Ma i rigori li batto anch'io a 45 anni. 46. Se poi te mi dici Icardi lo vedo come un acquisto perfetto per gennaio perché potrebbe spostare da subito gli equilibri. Però attenzione perché qui c'è una delle migliori coppie d'attaccanti a livello europeo. Di cosa stiamo ragionando? Chi si mette a sedere? È anche vero che con tre attaccanti per tre competizioni, per due competizioni, Champions League e campionato, in uno schema dove si prevede sempre la presenza di due attaccanti, il terzo attaccante e un cinque sostituzioni, poi gioca quasi sempre, quindi anche se vuoi far ruotare, quindi sarebbero tre titolari, io quello lo posso capire, l'ho sempre detto anch'io. Da un punto di vista tecnico-tattico, Icardi ha sempre giocato in Inter squallide. Ricordiamoci come diventa titolare. C'era Rocchi centravanti, diventa titolare perché c'era Belfodil e Rocchi. Di cosa ragioniamo? Eravamo un po' alla canna del gas a quei tempi, ragazzi. Ve lo ricordate o no? C'era Gagliardini, Cruz, Kuzmanovic titolare, Belfodil. Icardi diventa titolare, ma da un punto di vista tecnico-tattico, lui ha sempre giocato in delle Inter, tranne nell'ultima di Lautaro, molto poco forti. È un giocatore che ha una buona esperienza internazionale, non è mai convocato dalla nazionale e questo a 31 anni è importante perché ha una settimana di tempo per preparare le partite e io ai ritorni credo poco, come quando torno Crespo, vi ricordate? Però come Crespo il suo fisico, cioè non è un giocatore che se non è al 100% fisicamente non rende. Icardi non impronta il rendimento tutto sul suo fisico, in base allo stato di forma del suo fisico. Perché comunque le sue performance sono legate ad una buona tecnica di base e secondo me ad un intelligenza tattica fuori dal normale, quella che ha Icardi, soprattutto quando riesce ad infilare i difensori partendo da dietro, perché lui prende in controtempo le linee di difesa. Come prende in controtempo le linee di difesa Icardi? Pochi attaccanti al mondo lo sanno fare. C'è da dirlo. Poi può piacere, non può piacere. Tutto quello che ti pare. Quanti gol gli hanno annullato contro la Juve? Non c'era il VAR. Con il VAR, secondo me, ci sarebbero molto più attenti ad Icardi. Poi, ripeto, da lì a dire che lo rivoglio, non lo rivoglio. C'ha un'offerta del Real Madrid, 8 milioni per 6 mesi. Rifiuta 8 milioni in posto da titolare, rifiuta il Real Madrid per venire all'Inter. Vediamo, io ai ritorni credo poco, ma ad oggi devo dire da tifoso dell'Inter, da poltrona, chiamami come ti pare, io sono un tifoso come te, non sono uno youtuber, devo dire che secondo me potrebbe far bene questo ritorno. Poi l'uomo a me sinceramente è piaciuto poco per come si è comportato. Ma se devo valutare il calciatore, quello che può dare all'Inter, secondo me farebbe comodo. Un calciatore come Icardi, perché conosce l'ambiente, conosce il campionato, ha esperienza internazionale, è adatto al campionato italiano, l'ha dimostrato perché ha sempre segnato tanto. Quindi, ragazzi, a me pare difficile, perché anche stamattina ho sentito c'è chi dice no, non arriverà mai, tipo Musmarra, poi c'è quell'altro Tramontana dice secondo me arriva. Vediamo cosa succede, ma con questa carestia, te lo dico sinceramente,
di questi periodi, con questa carestia, se arrivasse Icardi, io sarei contento. Tanto abbiamo ripreso Lukaku, abbiamo ripreso Cuadrado, possiamo riprendere Icardi. Ciao, Vinti. Stasera in live.